continuano gli appuntamenti estivi con Happy Bio, oggi giovedì 28 giugno è il bagno Nautilus di Punta Marina Terme ad ospitare questa bella iniziativa che torna puntuale sulle spiagge ravennate con le sue proposte all'insegna del benessere. Un nuovo modo per concepire la vacanza, ma soprattutto un'idea di come interpretare un nuovo stile di vita attraverso merende e menù con prodotti biologici del territorio. Oggi siamo a Punta Marina Terme, il bagno Nautilus, ad ospitare questa bella iniziativa. Signora Mara, qual è lo spirito che vi ha spinto ad aderire a questa iniziativa? Uno spirito legato all'entusiasmo e alla consapevolezza che è necessario dare un messaggio ai giovani di avvicinarsi a una vita più sana e conoscere le nostre tradizioni, conoscere cioè tutto quello che ci circonda, un avvicinarsi alla natura, all'ambiente e socializzare insieme, proprio in quest'ottica che i giovani non hanno solo bisogno di fare gli happy hour, diciamo alcolici, ma anche gli happy hour legati alla salute, legati al benessere fisico, coniugando sì il benessere fisico che è quello psicologico, diciamo. E che voi siete un bagno attento e soprattutto che organizzate eventi importanti come questo, lo sappiamo perché musica dal vivo, cene, cioè quest'estate sarà animata da tante iniziative. Dunque, ogni sabato sera facciamo la musica dal vivo con la possibilità di ballare, perché abbiamo la licenza del ballo, con cene a tema, sempre legate a prodotti del territorio, del luogo. E il giovedì sera, nell'ottica di una socializzazione, c'è la scuola di ballo latinoamericana, quindi anche nell'ottica del benessere fisico, dell'attività fisica, perché effettivamente si fa anche attività fisica, e si balla e si sta insieme. Fausto Fagioli, tutto pronto al bagno Nautilus, il secondo ad ospitare per questa edizione 2012 l'Happy Bio in spiaggia. Insomma, un percorso intrapreso anni fa e che oggi si può definire un progetto assolutamente vincente. Sì, diciamo che abbiamo appena iniziato e c'è un entusiasmo straordinario da parte degli imprenditori, qua il grande capo, perché è bello vedere la mamma, ma è bello vedere anche i giovani che sono qui in prima linea a portare avanti questo progetto. Avete ascoltato quante cose si fanno qui? Ecco perché bisogna venire qui, ecco perché il bagno Nautilus è una chicca nel nostro territorio che porta avanti questo progetto straordinario. Mare e campagna, amore per la terra, amore per il proprio mare, amore per le proprie tradizioni. Questi giovani sono i portatori, le colonne portanti, vero Mara, che ti aiuteranno poi in futuro. Federica Tarroni di ISCOM Emilia Romagna, il progetto di Happy Bio nasce proprio da un vostro corso, un corso ISCOM. Oggi qual è l'importanza della formazione in questo momento di crisi? In questo momento di crisi la formazione è fondamentale, direi, perché è un momento in cui le aziende devono fermarsi un attimo, ripensarsi, reinventarsi e quindi la formazione per gli imprenditori, ma anche per i lavoratori, è proprio un momento per mettersi a un tavolo e iniziare a studiare nuovi progetti. Deve essere una leva la formazione per permettere alle aziende di rilanciarsi sul mercato e di crescere. In questo caso specifico, quello dell'Happy Bio, ISCOM ha voluto accompagnare il progetto nato da un'idea di Fausto Fagioli, già da diversi anni, saranno circa 10 anni che lavoriamo con Fausto e con gli stabilimenti balneari per accompagnarli in questo percorso e credo di poter dire che il più grande risultato della formazione per loro è stato insegnargli a lavorare insieme. Non sono riusciti a superare i limiti dati dall'essere concorrenti e hanno imparato proprio a mettersi insieme, a lavorare, a costruire qualcosa e questo è uno dei tanti progetti che hanno portato avanti, oltre al mare d'inverno e a tante altre iniziative che continuano a portare avanti nel tempo. Assaggiato la frutta biologica? Sì. Mi è piaciuta? Molto buona, molto buona, abbiamo gradito e direi che in futuro ne approfitteremo. Questo amico, che è un caro amico, naturalmente ha detto bene perché è un caro amico, ma vi posso dire che è anche un ex atleta, quindi da atleta ha sempre mangiato bene. Guardate che bella nipote che ha adesso, stupenda, meravigliosa. Quindi, caro Tolmino, la frutta biologica bisogna sempre mangiarla. Questa bella giornata di sole, insomma, doveva mancare questa frutta biologica, vi è piaciuta? Beh sì, fa piacere, dai, dopo una giornata di sole è un'iniziativa nuova. Noi ci ha fatto piacere, abbiamo sentito la vostra frutta che è molto buona e adesso andiamo a fare un po' di ginnastica. Un po' di buona attività fisica. Fa sempre bene, io non ne faccio molto, però dai, un minimo fa sempre bene.
E a te ti è piaciuta la frutta? Moltissimo, sì. Abbiamo mangiato gli spiedini e ci sono piaciuti molto. La frutta biologica poi è una cosa che io di solito scelgo, quindi sì, mi è piaciuta molto. È la prima volta che ti capitava di, non so, venire in spiaggia e trovarti questo bel banchetto di frutta? Sì, è la prima volta che mi capitava. Quest'anno ho avuto la fortuna di potermi fermare qui al bagno Nautilus per questa settimana e mi è piaciuta molto. Adesso sì, andiamo a fare due salti, andiamo a vedere un attimo di tenerci in forma, meno però sì. Lei conosceva l'iniziativa EPBio? Sì, l'ho già sentita, è già diversi anni che in spiaggia ci sono queste iniziative e siamo contenti per la frutta e perché sono delle belle iniziative. Mi è piaciuta insomma questa frutta? Molto. Anche a te è piaciuta? Sì, anche a me mi è piaciuta molto perché è una bella iniziativa. E questa è tutta frutta che fa bene. Senza coloranti, conservanti, anche Happy Bio ci ha messo del suo e quindi secondo me è una buona iniziativa. Qual è la frutta che preferisci in assoluto? E io devo dire il melone e le albicocche. Però forse oggi mancava il melone. Sì, però le albicocche c'erano, ma sono buone anche le pesche, è buona, tutta la frutta è buona. Le è piaciuta questa iniziativa Happy Bio? Sì, ma è sempre tutti gli anni. Quindi lei già la segue da anni? Anni, sì, da anni che lo seguo. La frutta è buona, vero? È buona, sì. Soprattutto se è biologica. Certo. Lei conosceva questa iniziativa dell'EPBio? No, non la conoscevo. Cioè, sento parlare di frutta biologica, però non conoscevo di questa iniziativa. È rimasta quindi stupita a vedersi tutto questo banchetto di frutta? È una cosa piacevole. Sì, ho visto anche che le persone sono state soddisfatte, quindi bellissimo. Anche lei l'ha assaggiata la frutta EPBio? Certo. Sicuramente, anzi in abbondanza, guarda. Tantissime. Tantissime, molto buone. Ma conosceva l'iniziativa, l'aveva già sentito parlare? L'avevo sentito parlare, certo. È una buona cosa. Frutta biologica, fa bene. Sicuramente, io sono un gran divoratore di frutta. Asioli, già lei quando è stato assessore in provincia è stato tra quelli che più ha sostenuto questo progetto. Sì, ci vuole un po' di iniziativa, tanta creatività. E tanta voglia di credere nei progetti. Questo progetto dell'EPBio viene da abbastanza lontano. Io durante la mia permanenza all'assessorato all'agricoltura in provincia di Ravenna ci ho creduto da subito e l'abbiamo sostenuto come amministrazione provinciale. Abbiamo lanciato altri progetti per cercare di portare soprattutto i giovani al consumo della frutta. Si tratta di mettere in atto delle strategie che consentano ai giovani di consumare nei momenti opportuni la frutta. Non è vero che i giovani non amano la frutta, l'abbiamo visto anche qui, no? Quando è arrivata la frutta negli spiedini, quando è arrivata la frutta pronta per il consumo, è sparita nel giro di pochissimo tempo. Quindi si tratta di lavorare in questo senso. Questo progetto naturalmente continuerà, noi come Gal Delta 2000 che utilizziamo fra l'altro risorse dei fondi europei legati all'agricoltura, possiamo fare qualcosa ancora di più e so che c'è in atto un progetto fra i due Gal, quello Altra Romagna, quello Delta 2000, cioè il Gal che si occupa della collina e quello che si occupa dei territori rurali vicino al mare, per fare progetti comuni proprio per incentivare il consumo dei prodotti del territorio e fra questi sicuramente la frutta. Spiaggia, mare, frutta fresca biologica e perché no anche tanta buona attività fisica a rispondere alle esigenze di tutti quelli che si vogliono mantenere in forma, un fisico sano e in forma, ci pensa Erika della palestra Life Planet di Ravenna. Ciao Erika. Ciao. Erika, oggi che cosa stai facendo fare? Facendo una mezz'oretta di fitness, di attività rivolta un po' a tutti, dai bambini agli anziani, per mantenersi in movimento e restare in forma divertendosi. Quali sono gli esercizi più adatti, soprattutto per il caldo? Stiamo facendo un po' di tonificazione per le gambe, per gli addominali, siamo un po' a terra visto che è caldo, anziché tutto in piedi, però allenando tutto il corpo. Signora Mari, insomma, soddisfatta dell'iniziativa EPBio, ha visto tantissime persone, si sono subito accorse al banchetto e hanno mangiato frutta volontà.
Sì, molto soddisfatta perché sono contenta di vedere i clienti attivi che hanno partecipato, quindi questo mi dà soddisfazione veramente, poi anche per Fausto Fagioli che effettivamente è il nostro trainer che ci dà tanta soddisfazione e tanto entusiasmo, veramente sono stata molto contenta per la partecipazione e l'entusiasmo dei clienti. Sì.